Quest'oggi siamo alla villa del matematico. Adesso sto parlando a bassa voce perché non è facilissimo arrivare a questa villa ed è all'interno di un paesino piccolo e diciamo che non è rinomato per la gentilezza dei suoi abitanti. Adesso vediamo di entrare e di fare un po' una bella esplorazione. Ok. Non ci credo. Se questa casca ci finisce in viso. No, oh mio Dio! Ah, è fantastico. È stato vandalizzato, ma c'è ancora tantissima roba. Ma è come se il tempo si fosse fermato all'interno di questa stanza. Qua addirittura la tavola apparecchiata. Ci sono ancora i quadri addirittura. Poi giù gli alcolici. Ancora pieni? Mamma mia. No ragazzi. No. Oh mio Dio, tutte le bozze e i quadri che ha fatto. Ragazzi, ho trovato il nome forse. Venite a vedere. Era stata fatta un'inaugurazione per la sua mostra all'Università di Pisa. Opera grafica di Vittorio Tavernari. C'è ancora il cavalletto. Sì, il cavalletto che usava per poi mettere le tele su cui dipingere i quadri. Quello è un bozzetto, quello non l'ha finito. Guarda. Questo doveva essere un letto. Sì, questa casa è stata molto razziata su diversi punti. Wow. Salotto, sì, salotto. Il camino. Col divanetto. Il camino. Che specchi. Lo specchio in mezzo questo, Sono gli alcolici del tempo. Da aprire. Vodka lemon. Qui aveva il quadro di Van Gogh comunque. Sì. Okay. Quella è la cucina, sì, è il collegamento dalla cucina. Sì, qui c'è sia cucina che sala da pranzo, penso. Poi è difficile ricostruire come era strutturata una casa di questi anni, perché comunque dopo che c'è stata così tanta gente, sposta mobili, sposta oggetti, diventa più complicato. Si distinguono bene, cioè sì, che questa era una cucina, sì, si vede bene, comunque c'è il piano cottura, legna e le pentole sopra. Questo era il forno, fornellino a legna. Sì. Lo vedi? È invecchiata peggio questa parte. Cavolo, quanti armadi. Ah, eccolo qua, questa è la dispensa. Era pieno di alcolici, il signore. Sì, anche le damigiane di vino, questa dovrebbe essere la sua piccola cantinetta. Qui abbiamo trovato dei documenti, molto probabilmente si è firmata la proprietaria, la moglie, non so. Maria Rondelli. E qui ho trovato dimostrazione di un lemma algebrico
e gli ha fatto una dedica a Leonida Tonelli con i migliori saluti e penso si sia firmato L. Brusotti, quindi non so se è il proprietario o il professore di matematica, non so, ci sta. Qui aveva tante copie di queste dimostrazioni algebriche, tutte uguali, quindi... Quindi questa è tutta roba di matematica, diciamo. Sì, più o meno sì. Però questa Maria Rondelli, non so se sia sua moglie, che forse anche lei si occupava di qualche studio all'università, non lo so. Qui era tipo un manuale di scienze, qui. Forse erano entrambi professori, non lo so. Ci sta. Tu hai scritto a mano? Ma. Sì, appunti. Quanti documenti? Calligrafia. Di matematica. Sono appunti di matematica? Sì. Guarda qua. Bigliettino con scritto la famiglia Tonelli. Questa qui è sicuramente... Sono sicuramente i proprietari di questa villa. Sì, perché... l'ho detto dappertutto io, Tonelli. Allora era la famiglia Tonelli che abitava questa villa. Naturalmente quel libro di prima firmato L. Brusotti è stato lui a spedirlo qui a lui. L'ha mandato qui. Questo Brusotti a questa famiglia, certo. Sì, con i migliori saluti. È probabile, è probabile. Invece ora... come lì sul cartellino della mostra risulta appartenere a uno scultore ma di Varese, quindi... probabilmente Tonelli, che era quanti giornalini? Questo. Sì, c'è in francese? Sì. Questo sono scritto in no, francese. Ma ho visto anche dei documenti in tedesco, sì, giornalini in tedesco. Sì, sì, sì. È sicuramente un uomo o una famiglia molto acculturata. Questo è innegabile, soprattutto per gli scritti di scienze, scritti di matematica, sì, che abbiamo trovato. Ma si vede anche dal posto che comunque non era un periodo storico, certo, molto, molto, molto buono. Quindi avere una villa così è tanta roba. Novembre 1914. Cavolo. Oddio. Come si chiama lecture? Portus, per tutti. Letture per tutti. L'armata russa in campagna. Questa è tipo una soffitta dove tenevano... Sì, in secondo piano, però non c'è, sì, rimasto più nulla. Però c'è un calendario del 2003. Come un calendario del 2003? Dicembre 2001, luglio 2003. Con delle annotazioni. Qui c'è un biglietto di auguri di Natale, penso. Auguri a Pietta Tonelli. Qui c'è l'acetone, una teghiera, degli oli essenziali. Un medicinale. Come se il tempo in questa struttura si fosse fermato. Sono tipo degli insetti imbalsamati. Sì. Faceva anche l'entomologo. No, vabbè ragazzi, c'è una sedia dell'hotel, è inquietantissimo. Poi è anche buio a bestia qui. Sicuramente quella sedia dell'hotel l'hanno spostata, l'hanno messa proprio in un posto per far paura, come se ci fosse qualcuno a sedere ad aspettarti. È anche tenuta benissimo. I classici del giallo. Ristampa del 11 gennaio 1977. Si inizia ad andare più avanti con gli anni. Attento così, crollato tutto. Non c'è niente di che, eh? È
proprio un rotolo infisso del tetto. Qui c'è l'uovo più recente, ragazzi. Sono già sull'euro qui, €20. Sono guanti, questi cuchi, vabbè, pistole per cappotti. Certo che comunque è indubbio che non c'è stata solamente una famiglia a vivere qui, ma tante. Ah, siamo dalla parte opposta a dove è crollato il tetto. Qui c'è l'altra parte che avevamo visto dove era crollato il tetto, e qui è praticamente crollato tutto il tetto. Lì c'è l'entrata e qui è tutto distrutto, è tutto caduto. Una culla. Sì. Stanza del bambino o delle bambine. Sì, probabile. Sia che la stanza dei piccoli, diciamo. Sì, dei figli. Qui c'era delle assi con un altro letto. Un lavandino con uno specchio. Sì. La stanza da notte. Sì. Sì. Qua c'è Aldrox Livido per il trattamento dell'ulcera peptica e dell'iperacidità gastrica. Soffriva di stomaco. L'esplorazione è finita qua. Abbiamo visitato tutto il complesso e la struttura, e inoltre abbiamo scoperto che il proprietario di questa casa era un matematico, era anche un insegnante infatti di matematica, penso all'università, e era appassionato di pittura, infatti come avete potuto vedere l'immensità dei quadri che ci sono. E niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale.